Videorun.it, siamo qui a Saviano con il dottor Felice Storocchia. Ciao Felice, grazie Ciao per Martina. averci ricevuto. Allora, parliamo di un argomento che ormai è all'ordine del giorno, soprattutto per i runner, la scelta della scarpetta. Quanto è importante per una persona che sta cominciando, ma anche per una persona un attimino un po' più ecco, agonista dal punto di vista sportivo, la scelta della scarpetta da un punto di vista sempre di postura, che è il tuo Certo, campo. assolutamente. Perché come dicevamo prima, molti problemi nascono dai piedi, perché noi non è che stiamo con le mani a terra, noi stiamo con i piedi a terra, quello è il nostro contatto con il mondo esterno. Questo vale per la persona che non fa sport, per i giocatori di scacchi, ma vale soprattutto, in particolare, per chi corre, per chi fa sport. Lo dicevamo in un precedente intervento, comprare una scarpetta giusta. Giusta non significa la scarpetta da 300 euro, giusta significa scarpetta giusta per quel piede, come ogni macchina ha il suo pneumatico, e sta scritto sul libretto che tipo di pneumatico usare, allo stesso modo anche il podista. Quindi il postologo che cosa fa? Vede sulla pedana podobarometrica, sul podoscopio, vede l'appoggio del piede, vede qual è la struttura del piede e in quel caso consigliare la scarpetta giusta. Chiaramente poi è sempre con il negoziante, ecco l'altro specialista, il negoziante dove si deve rivolgere, non si bisogna rivolgere ai centri commerciali, scusate, ai centri commerciali dove non ci sono persone preparate, ma bisogna rivolgere a quei negozi che forniscono il runner abitualmente. Quindi si fa la postura del piede e si va, cioè, se c'è un piede neutro, quindi si utilizza una scarpa con massimo ammortizzamento, se c'è un piede che va in pronazione, quindi un piede piatto, si cerca di utilizzare una scarpa stabile, una quattro, la cosiddetta. Adesso non si chiama più a quattro, la chiamano stabile, proprio per evitare quella quattro, una scarpetta pesante. Molti runner non si avvicinavano alla scarpetta quattro pur avendo un piede piatto perché la consideravano pesante. Invece adesso le scarpette E poi oggi stabili, c'è anche la 3 stabile, se non esatto, sbaglio, perfetto. quindi. Esiste una intermedia che è una 3 con un leggero, quindi l'appoggio giusto del piede e la scarpetta giusta è fondamentale per evitare traumi, per evitare infortuni. Poi nei casi più gravi, allora poi si utilizza anche un plantare che va poi messo nella scarpetta neutra, chiaramente, perché è il plantare quello che dà il giusto asse al piede. Quindi mi raccomando, prima di acquistare la vostra scarpetta, rivolgiamoci prima ad un posturologo, Sì, poi perché magari in un centro, ecco, ma specialisti per di evitare spese corsa. inutili, perché magari comprano prima la scarpetta e poi vanno dallo specialista. Magari non sono stati attenti, sono andati in qualche posto dove non hanno saputo consigliare, quindi il negozio giusto è Anche perché il tecnico fondamentale. non può sapere i nostri problemi, Appunto, poi diciamo, di bisogna appoggio. vederli correre, infatti io li faccio correre sul tappeto per vedere un po', li riprendo per vedere un pochettino com'è il piede e in questo modo puoi consigliare. Quindi occhio al portafoglio a questo punto, quindi facciamo prima una buona visita da un buon posturologo e poi andiamo a acquistare la nostra scarpetta. Videorun.it, con voi!